Come curvare un tubo di rame in modo veloce? Segui questo video. Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi chiamo Santi, sono il sanificatore, azienda specializzata nella sanificazione e assistenza sui condizionatori. Di cosa parliamo oggi? Di come andare a curvare un tubo quando non abbiamo la possibilità di inserire la curva tubi. In che senso? Diciamo che è più comodo con la curva tubi. Però se non abbiamo lo spazio necessario, perché la curva tubi comunque ci dà ha bisogno di spazi per entrare, non possiamo metterci a piangere. Quindi dobbiamo utilizzare un sistema diverso dalla curva tubi. Uno dei sistemi molto utilizzati e poco conosciuti sono proprio queste molle in acciaio. Ci sono queste qua che sono esterne e poi ci sono altri sistemi che possono andare all'interno del tubo. Oggi in questo video andiamo a focalizzarci su questa esterna della Refco. Vi ricordo cos'è Refco. Refco è un'azienda svizzera specializzata da oltre 50 anni nella costruzione di attrezzature da lavoro per climatizzatori e refrigerazione. Molto conosciuta in Italia, in Europa, ma tante persone scambiano questa azienda come focalizzata solo sulla refrigerazione. In realtà invece è tutto il contrario. Cioè è 50-50, quindi abbiamo che tu sei un installatore di condizionatori e che tu sia quello che costruisce le centrali nucleari, Refco ha tutte le attrezzature, una gamma proprio per te e come me. Quindi oggi parliamo di questo attrezzo molto semplice che andiamo ad aprire, che ci può aiutare proprio dove noi non abbiamo tanto spazio. Se voi notate, non so se vi è mai capitato di vedere all'interno di uno split, quando andate a smantellarlo, se lo aprite, lo fate a pezzi, dove ci sono i tubi proprio di collegamento, se voi notate all'interno c'è questa molla, una cosa un po' più economica, cioè quella lì è una molla di ferro, questa invece è in acciaio, adatta proprio a non incastrarsi e a essere manovrata più migliaia di volte. Perché è molto importante avere una molla all'interno dello split e utilizzare la molla, perché noi in un poco spazio andiamo a fare una curva. Adesso facciamo un esempio prendendo questo tubo qui da 3/4 e dove abbiamo fatto un bicchiere in un altro video. Se non hai ancora visto il video di come fare i bicchieri con l'espansore idraulico che abbiamo qui, vado a vedere e andiamo a fare proprio una prova di piegatubi. Diciamo che se io vado a fare una curva dove non ho spazio con questo, in questo modo riesco a farla tranquillamente. Quali sono le accortezze che dobbiamo avere quando facciamo questo tipo di lavoro? Dobbiamo mettere un po' d'olio per far scivolare la molla affinché quando la andiamo a togliere non abbiamo problemi. Quindi basta prendere un po' d'olio, lo andiamo a spruzzare sull'esterno e anche all'interno, andiamo a inserire questa parte qua larga all'interno del tubo. Se il tubo è schiacciato lo stesso entra perché abbiamo messo l'olio, però noi facciamo un po' di forza e andiamo. Quindi guardate, siamo già in questo modo, possiamo fare una curva. Io in questo caso posso usare anche il ginocchio, però delle volte se il tubo spunta dal muro non possiamo andare lì col ginocchio, quindi dobbiamo armarci di forza, di muscoli. Se sei un installatore come me, manutentore, sai benissimo che noi siamo forti e siamo il sogno di tutte le donne. No, scherzo, se no se mi sente mia moglie mi mena. No, questa tagliala, eh? No, sto scherzando, lasciala, dai. Almeno facciamo ridere un po' sti ragazzi, no? Quindi adesso per fare una cosa un po' più facile andiamo a terra, andiamo a simulare il tubo che ci esce dal muro e se io vado a fare una curva proprio forte, guardate, così a 90 gradi la curva è perfetta. Una volta fatta la curva, quello che ci viene da fare istintivamente è quella di tirare in questo modo, però possiamo far fatica, quindi la cosa più facile da fare è andare a muovere la molla in senso orario, non in antiorario, perché in antiorario si va ad incastrare. La muoviamo un pochino in senso orario, guardate che già viene, e così andiamo a toglierla. E la curva è perfetta, non ha segni di schiacciamento del tubo, perché è proprio una curva fatta a regola d'arte, e non abbiamo avuto bisogno della curva tubi. Quindi se abbiamo un tubo che ci esce dal muro
e non possiamo mettere la curva tubi oppure è corto, con questo sistema possiamo fare una curva anche più piccola. Se io vado a fare una curva su questo pezzo qua, adesso vi faccio vedere, riesco anche a farla. Se per caso vogliamo allargarla, possiamo riallargarla, perché la mettiamo a terra, diciamo che abbiamo sbagliato, dobbiamo fare più larga, possiamo rimettere il tubo come volevamo, oppure possiamo anche allargarlo un po'. Se vogliamo fare un'altra curva più in qua, andiamo a fare una curva più qua, in questo caso la facciamo col ginocchio. Però non mi voglio focalizzare sulla bravura mia di fare le curve, ma sull'utilizzo di questo attrezzo nei casi dove abbiamo poco spazio. Quindi con una piccola spesa di pochi euro abbiamo un attrezzo che ci viene comodo, lo mettiamo sempre nella cassetta degli attrezzi. Quindi se hai solo una curva tubi, cioè hai altre persone, che tanti operai, con questo attrezzo puoi andare a abbattere questo costo. Se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di iscriverti al nostro canale. Se hai bisogno di questa attrezzatura, chiamalo 02 52 51 224. Se non hai ancora visto tutti i video del tritector, del manometro, dell'espansore, vagli a vedere. E se vuoi acquistarli, oltre al numero di telefono, puoi utilizzare il nostro negozio online e clicca il link qui sotto. Cosa molto importante, continua a guardare i nostri video, metti i commenti se hai bisogno di se vuoi farmi delle domande, se hai bisogno delle risposte, se qualsiasi cosa inerente ovviamente a questo tipo di attività, roba privata, soldi non te ne posso dare, consigli su affettivi, queste cose qua non te le posso dare, ti posso solo aiutare a diventare un tecnico migliore. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!